Eccoci ragazzi, giornatona super anche oggi per un giro spettacolare. Qui siamo assieme all'amico Roberto Barbieri, il maestro Barbieri, e siamo al cospetto del monte Peralba che si trova qua sopra, ma la nostra meta, caro Roby, è il monte Chiadenis. Il monte Chiadenis, naturalmente, è via ferrata, sarà sicuramente una ferrata bellissima, non troppo impegnativa, e quindi ci sarà veramente da divertirsi. Eccoci ragazzi, pensate che stiamo attraversando un luogo che era teatro di guerra. Qui durante la prima guerra i soldati magari si appostavano in anfiteatri come questi, guardate che maestosità. E poi naturalmente questo era il rancio, cioè qua ci sono ancora i resti di scatolette arrugginite, guardate. Che ovviamente sono rimaste qui, pensate, dal 1915, 17, 18, insomma è una cosa veramente che fa che stringere un po' il cuore. Eccoci ragazzi, raggiunto il passo Cacciatori, questo era un punto strategico durante la prima guerra, perché si poteva controllare facilmente il fronte italiano al cospetto del versante austriaco da questa parte. Questo sentiero che parte dal passo Sesis l'abbiamo fatto anche con la bici, bellissima la valle di Fleons che scende giù in questo versante, veramente spettacolare. Se volete guardare il video trovate il link in sovraimpressione qua sotto. Giunta la selletta, qua si vede in tutta la sua maestosità la nostra meta, che è il monte Chiadenis. Eccoci ragazzi, imbragati come si conviene, adesso siamo pronti per l'attacco della ferrata alla cima del monte Chiadenis, e l'attacco è questo. Vai Roby! Ciao! Adesso iniziamo la grande avventura, ciao ciao! Ecco qua, ci sono delle prime postazioni dei rifugi da guerra, qua sotto, qua ce n'è una, qui dentro. Ecco, qua c'è un po' di frescura, finalmente, perché abbiamo fatto tutta questa tratta sotto il sole, però immaginate d'inverno, col gelo, il freddo, temperature polari, invece qua, oggi si sta decisamente bene. Thank you.
Eccoci ragazzi, raggiunta la cima del monte Chiadenis, la cima est, wow! Qui siamo a 2459, siamo abbastanza altini e questa è la cresta che dobbiamo fare tra breve in discesa. Ma prima ragazzi ci rifociliamo per bene. È sempre bello raggiungere una nuova cima, perché cambiano, mutano completamente le prospettive, quindi il monte Peralba visto da questo fronte è veramente maestoso. E qui sotto c'è il rifugio Calvi. Eccoci ragazzi, anche oggi si va di insalatissime, però questa volta di mia produzione. Qui abbiamo orzo, farro, riso e un sacco di buone verdure, peperoni, carote, melanzane, porro, cipolla, ogni benedire. Guardate il grande Roby che cosa si è preparato. Non so se avete notato l'incastro tipo Tetris dai panini, tramezzini, le carote, la mela, il pomodoro. Spettacolare. Eccoci, rifocillati a dovere. Adesso lasciamo la firma sul libro di vetta. Che bello, l'amore vince sempre. Super. Beh ragazzi, questo sassolino è veramente bello, carino, con questo triste cuoricino. E dietro c'è una dedica: sono tuo, posta la foto su un sasso per un sorriso, Cinzia. Ecco, quindi Cinzia, non so se tu vedrai questo video, però sappi che abbiamo molto apprezzato questa tua opera bellissima, e sono sicuro che tutti coloro che saliranno sul Chiadenis, appena apriranno la cassettina e vedranno questo sasso, avranno sicuramente un sorriso in faccia. Grande Cinzia, ciao. Eccoci ragazzi, rifocillati a dovere. Adesso si scende dal versante opposto, quindi quello occidentale, e vai. Eccoci ragazzi, gli ultimi metri e siamo arrivati alla selletta. Giunti alla base della bellissima ferrata del CAI Porto Gruaro, bellissima, fantastica. Com'è andata Roby? Dai, bello, molto bello. Diciamo che c'è stato un punto un po'... Un punto un po' ostico. Ecco, diciamo un po' verticale, con pochi appigli che... ci ha fatto un po' soffrire, però per il resto è stata bellissima, anche il rientro, insomma, molto molto facile. Adesso ci godiamo un po' questa bellissima visuale di questo anfiteatro naturale e di queste postazioni di guerra, prima di scendere alla macchina con un altro sentierino molto divertente, entusiasmante. Abbiamo trovato una bella panchetta e ci facciamo un piccolo riposino prima di scendere, di fare l'ultimo sentiero. E
questo, guardate che bello, questo è il monte Chiadenis che abbiamo arrampicato, è veramente bello. Si chiama Chiadenis perché è collegato a un'altra catena di montagne, oppure potrebbe essere Chiadenis, Chiadin, un catino, un grande catino, o se no potrebbe essere anche le catene che servivano ai militari per salire, però probabilmente si chiamava prima ancora Chiadenis, prima che ci fosse la guerra, e quindi anche questa soluzione forse non è giusta, chi lo sa, ma rimaniamo nel dubbio, l'importante è che il Chiadenis è una cima bellissima. E l'importante è che l'abbiamo fatta. Già. Beh, Roby, sai cosa ti dico? Che queste trincee di guerra, queste gallerie, sono talmente ardite, affascinanti, misteriose, che si potrebbe andare a fare una visita. Andiamo a vederne una, dai. Dai, andiamo. Ok, andiamo. Ecco Roby, se non sei stanco di fare ferrate, puoi fare un po' di palestra, guarda questa parete strapiombante, guarda che roba. Eccoci ragazzi, raggiunta la base, il parcheggio, e noi eravamo esattamente, Roby, facci vedere dove? Qui sulla cima, ecco. Quindi passo cacciatori, la ferrata dalla parte orientale e la discesa dalla parte occidentale, bellissima, ecco. Che dire ragazzi, se volete vedere altri percorsi di questo tipo, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!